Perché l'hanno cacciato? Ricky? Ma chi hanno cacciato? L'hanno cacciato? Da Grande Fratello? A chi? Da Grande, a Mughini? Ma quando... non l'hanno cacciato, quello si è andato da solo, ma che dici? Ma non c'entra Mughini, non lo vedo Grande Fratello, non lo so, ma non sto parlando di Mughini. E di chi stai parlando? Di Morgan. Morgan? Ah. Ma chi è Morgan? Come chi è Morgan? È un liquore. Ma quale liquore? È una caramella. Ma che caramella? È uno succo di frutti, qua caramello. Vedi, hanno fatto nuovo, che... senza zuccheri aggiunti. Senza zuccheri aggiunti. È finito? Morgan è un cantante. Niente di meno. Niente di meno, perché niente di meno? È un cantante. E non lo conosco. Non è che se tu non lo conosci, allora che non è un cantante. No, vedi, perché io so tutto dei cantanti e te lo dimostro. So tutto. Okay, ho capito! È chi li bugola, chi li bugoca. Bravo! Quello con Bugo che ha litigato a Sanremo. Con Bugo, sì. Sì. Quello Morgan, è Morgan. Allora, okay. Lui era un giudice di X Factor. Era? E mo te sto dicendo, l'hanno cacciato, l'hanno proprio licenziato. Ma veramente, un povero guaglione. È un povero guaglione. Oh mamma mia, che si fa cacciare una continuazione? Bravo. Si fa cacciare la Sanremo, si fa cacciare, che ha fatto? Esatto, che ha fatto? Ma se sei informata, bravo. No, allora, perché ci sei tu che mi racconti le che cose. Che ti racconto le cose. Allora, praticamente questo qua che ha fatto in 26-27 secondi massimo, saranno passati, ha offeso la Michelin. La perché dici la Michelin? Michelin è un maschio. Ma che dici? Maschio? Ma poi teniamo pure creature, ci fai una brutta figura. Il Michelin, il Michelin. Che è il Michelin? Che è il Michelin? È Michelin, è maschio. Che è una lega il Michelin, no? Al massimo chi è Michelin? Ah, Michelin. Che sarebbe Michelino. Invece questo è Michelin. È il cognome, non è il nome. È il cognome. Non lo sapevo che si potevano mettere i cognomi di maschio alle femmine. Vabbè, non lo sapevo. Tu me lo stai dicendo. E io ci credo. Che c'ha annemise, si è attruato. Cioè, è una cosa ereditaria, capito? Vabbè, però di solito pure il cognome è da femmina. Vabbè, comunque non il cognome da femmina, scusa, un frate si chiama Michelin purissimo, no? Però è maschio. Michele Michelin si chiama. Non ce la faccio. Allora, offesa a chi? Poi? Offesa a questa qua. Poi offesa a Fedez. Fedez lo conosci? Fedez, Ferragnez. Ferragnez li conosci? Lo conosco bene, lo conosco bene. Esatto. E come l'ho offesa? E l'ho offesa perché ha detto tu potresti fare il mio psicologo. Ha detto Fedez. Ma chi lo fa? No, non potrei. Non sono capace. E Morgan ha risposto perché sei troppo depresso. Ma ha fatto bene a dirglielo. Ma pure tu dicessi a te tu sei troppo, tu sei sciarmato di stamane. E chi l'è depresso? Chi ha fatto di malzo Morgan? Niente. Fedez è depresso. È depresso. Perché proprio c'è una depressione, che è una malattia. Quindi non bisognava. Perché tu stai sciarmato di stamane? Mi sto sciarmato perché sto con te, che è diverso. Che c'è? Che è colpa mia? È che colpa sei tua, perché tu sei la causa della mia depressione. Ecco qua. Vai, allora, perché ha offeso la cosa grave? Perché ha offeso la Michelin? Perché la Michelin fece sempre una femmina. No, ti sto chiedendo. Non è che può cambiare in due minuti. Però cambiano certi cambiano, personaggi. Ma no, mentre li facci ma parlando. Dici. Allora, perché la Michelin fece una gaffa con la luna? Una graffa, facette una zeppola, facette una zeppola mentre facevi X Factor. Ma scusa, ma tu usi questi termini? Che ma io termine ho usato? Una graffa? Ma come mai hai fatto la graffa? Mentre stai facendo la trasmissione, ma è di cucina o è di musica questa cosa? Io non capisco. Ho fatto una papera. Una gaffa sarebbe una papera, un errore. Un errore! Ma una papera, già mi stiamo facendo pensare cose. Chissà strane, che cosa, ma... esattamente. Perciò mi sono corretto subito per evitare i tuoi pensieri. Allora, ha fatto anche la papera, l'errore. Che si dice perché ha chiesto a De Martino e Colapesce. Aspetta! Che cosa? Aspetta, perché poi dice che sono io. Ma allora, che è andato a cetare qua nella costiera amalfitana? Chi è andato a cetare? La Michelina. Perché è andato a cetare? È la Colapesce, quella che si mette sugli spaghetti. Che è la colatura di Alice? Che è la colatura di pesce. L'Alice è pesce, quindi la colatura è Colapesce. E Di Martino fu il tonno di Martino. Ma vengono da cetare questi? Da cetare, vedi, lo sapevo. Sono due cantanti che si chiamano, che sai, perché mo chiude la stagione turistica e si mettono a fare i cantanti. Per arrotondare, radica, finisce frutta con la tour, per arrotondare. Turismo. E dici, ma ci mettiamo a cantare. Bravi ragazzi, si impegnano, cercano di lavorare, di racimolare qualche cosa. Bravissimi. Esatto. Comunque sono due cantanti. E invece come a te che fa uscire, fa sulla tuffa, niente la mattina. Comunque dice... Io lavoro, che non faccio niente. È lavoro, ma è sotto alla lavoria. Ma andiamo avanti. Allora, questo è la messa di Martino, no? Che hanno fatto una collaborazione col figlio di Ivan Graziani. Col figlio di. Ascoltami bene. Col figlio di Ivan Graziani. Che ne fa pure lui, Ivan Graziani. Vabbè, no, ma giustamente un padre manda il figlio avanti perché Is già è famoso, dice manda il mio figlio. È giusto ed apprezzabile. Allora, dici.
allora, il problema è proprio questo, diciamo, che anche la Michelin, cioè a questo punto della stessa capacità, no, non penso che la Michelin mi sembra una persona che per muori, che so, che so, no, non sto dicendo ancora maschio, sono maschio, no, no, mi sta dicendo questo, perché se dici la capo come la Michelin, ma è sempre la Michelin, femmina, la Michelin, Michelin è maschio, vabbè, questo lo dici tu, ma perché non è che lo dici, si sa tu come ragioni, come ma tu ragioni? Moderno, ma che fa, se maschio è femmina, invece se uno è femmina, se uno è maschio è maschio, è che le femmine è femmina, non ma, è che, vabbè, sì, vabbè, questo lo dici comunque tu, la Michelin ci ha detto, com'è stato collaborare con Ivan Graziani? E com'è stato? Com'è stato con tu? Com'è stato collaborare? Com'è stato con me? E io lo vorrei sapere, che mi piace Ivan Graziani, io lo vado a sentire. Ma no, lo so. E allora loro hanno con la tecnologia di oggi cantato con la voce. Con la di voce. Ivan Graziani. E beh, cioè, si canta la voce, mica si canta la... No, con la voce di Ivan Graziani. Cioè, non c'è stato Ivan Graziani fisicamente. Teneva che fa. Indovina perché non c'era Ivan Graziani. Perché teneva che fa, perché si è impegnato, sta gente, giustamente, e non... Perché e non, Ivan e Graziani, pace all'anima sua... All'anima sua. Se ho detto pace all'anima sua, ti ho dato un grosso indizio. Sì. Che è successo? Quando è successo? Parecchi anni fa. Ma non lo dire. Ma veramente. E non sappiamo niente. No, se non so niente non può essere successo. No, se non sai niente. Se non lo sai tu, no, secondo me hanno sbagliato. E quindi che è successo? E quindi Morgan ha ricalcato sta cosa, offendendo un po' la Michelin, dicendo: vedi che ti aspetta Ivan Graziani dietro le quinte. Che ha fatto sta battuta alludendo all'errore della Michelin. Della Michelin. Ho capito. Hai capito, Carmelo, che è successo? E quindi è successo. E hanno cacciato. Ma non si fa. Per esempio, tu avrebbero dovuto cacciare la Michelin? Secondo me sì, perché se non sapevi questa cosa, che è grave. Tu la sapevi questa cosa? Allora, io non la tu sapevo. La perché non te la vai? Io non la sapevo perché non mi faccio la cantante. Però tu chiedimi tutte cose, colatura di pesce, tonico, io saccio tutto, non sbaglio niente, Pasqua. Che le fa cantante? Tu non sai perché Ivan Graziani non c'è più. Ma come si fa? Però non lo sapevi nemmeno tu. Ma non c'entra, non è il mio mestiere. Lei non sa della colatura di pesce, per esempio. È giustificata. Ed è giustificata. Comunque, povero Morgan, non cacciano da tutte parti, non è possibile mai. Perché? Morgan, se vuoi venire a casa nostra, sei il benvenuto. Che facciamo venire? Che viene a fare casa nostra? Ma perché ti metti a paura di Morgan? Ma non mi metti a paura di Morgan, ma tu metti ma chi sta, mo? Perché mi metti a paura? Un vecchio piccolino, senza che non dà fastidio. Ma come dà fastidio? È come Morgan, è un genio assoluto, tu per dici? Carità, ma... È che tu puoi essere fastidio. Ti puoi essere dicendo su chi cosa, secondo me... Quasi argento, po. Quasi... Sai che è stato quasi argento? Quasi argento? Veramente? Se Morgan, te pure una figlia quasi argento. Ovvero? Ma è argentata pure lei? Una figlia. Mamma mia, come sapete, io penso per fare un discorso con chi sta.